magari per loro. Voglio vedere chi che non gioca sul mobile. Purtroppo è successo, è andata così. Vabbè, ma secondo te qual è la motivazione? Cioè perché questa... c'era il pubblico, c'era il grande pubblico, cioè, c'era tutto, eh? Alla fine c'è... Sono quelle partite che non riesce a darci una spiegazione logica. Noi, secondo me, siamo entrati alla partita, l'avevamo già finita prima di entrare. Io ho visto gente spenta, gente non motivata, non ho visto lo stesso agonismo che ho visto profondere dalla squadra di Italia. Cioè, noi dovevamo prestare, hanno prestato loro. Noi dovevamo andare in controvide, solo loro sono andati in controvide le tre volte, poi ti regaliamo... Beh, però 40 minuti, poi dopo di dopo lo dice me. Cangiamo marcia, dico. Ho assistito a qualche allenamento. Ultimamente gli allenamenti, alcune giornate, partevano sui chili in porta. Noi non teniamo in porta, manco ma non ti dopo gare. Sì, ma manco di, sulla linea inizi la mette in giù. Sulla linea stava la palla, non la linea lì, non la mette in rigore. Sulla linea della porta, Corbino, ma tutto il tuo portiere. Ma Corbino segna, io la linea stia. Se le mettiamo dentro, giriamo la palla. Purtroppo. Non ci sta dicendo bene, così è. Ma è in discussione il sguardo di questi minori? Guarda, per quanto mi riguarda sono in discussione tutti e tutti, compreso la dirigente Ucraina, che secondo me non riusciamo ad essere società. Sottolineato perché c'è troppa gente che pensa ad altri, che pensa al bene della società. Per me non è mai successo che avrei stato prima quando stavo in campo, immagino poco poco, le ho perse oggi. E cioè per quello che succedeva in campo, per come qualcuno forse Renna non si sbagliava, ha reagito. forse col senno di voi è facile dire, no, l'ho detto sempre io, tu lo sai, non col senno di voi, l'ho detto dal primo momento, è probabile che se voi perché qualche giocatore che lui voleva mandare via, tu lo sai chi era, senza fare nomi, si mangia di gol dalla linea di porta. Io ti ho detto che senza fare i nomi Renna aveva aveva la più ampia disponibilità di metterli fuori rosa, non di mandare via ma di metterli fuori rosa, non ha voluto farlo e se è andato senza mano. No, forse è questo, no, il capitolo è chiuso, dico forse aveva ragione, solo questo. Perché abbiamo un altro mese 15 giorni per potersi preparare le due battaglie. Adesso abbiamo 15 giorni di tempo per andare a 15 giorni. Quindi il 19 e 26 si giocherà, abbiamo 15 giorni di tempo per poterci resettare tutti quanti, ricaricare le batterie e cercare di... Peccato che oggi mi sarebbe piaciuto venire in conferenza stampa per dire altre cose. Per cui... Bello o brutto? No, erano belle, però purtroppo le dobbiamo rimandare in via. Ma queste cose belle erano comunque negate a esito positivo di questa partita. Oppure se poi andrà a finire comunque andrà a finire, le cose sono. Cioè, non mi preoccupo di tanto. Diciamo, sono fiducioso per il futuro, questo che stai dicendo. Se mi importa poco se abbiamo perso questa partita. No, anche se non è riuscita a reagire mentalmente. Stiamo partendo un mese di programmazione, perché adesso dobbiamo pensare a salvarci ancora, mentre contavamo da martedì invece di fare altri discorsi. Purtroppo li dobbiamo ancora rinviare di 20 giorni, perché prima dobbiamo pensare a salvarci e non destabilizzare. Ma per salvarci pensare di fare qualcosa, cioè di cambiare qualcosa? Di... Ma tanto sai, a me piace parlare quando non sto agitato. Al momento sono aperte tutte le possibili e possibili immaginabili, non c'è da fare. Cioè, nessuno è in discussione, ma tutti sono in discussione. Siamo tutti in discussione, indistintamente. Dal segretario, il direttore generale, il direttore sportivo, la no, il segretario non va. Anche il segretario. Ah, per me sta qui. Quindi. Speriamo di rivederci fra i giorni. In un'area ed un clima. Posso farti una domanda? Ma qui si stai facendo una partita. Vabbè, era la partita ogni sia noi dobbiamo fare le auto. Ma non li hai facendo. No, così gustaci. Una motivazione. Chiedo, dalla già per scontato come sì. È giusta la domanda, è giusta. Però noi davamo per scontato che le motivazioni in settimana, io ho visto allenamenti, cioè mi sembrava una squadra motivata. Le motivazioni sono veramente poche.
anche poco. E mi riallaccio a quel al discorso di prima. Allora ce l'hanno prestato, io non ce l'avevamo. A questo punto, personalmente, se vogliono quanto mi spetta, se vogliono quanto mi spetta, siamo prima da fare. Personalmente, perché hanno dimostrato di non essere attaccati alla mano. Mi dispiace dirlo, però hanno bisogno di. E non vengono a dire quello che potremmo fare, perché non sono questi. La squadra non può esprimere questo. Oggi però hai visto un Giovanni Paolo II, che era come dicevamo prima con Alex, questi posti sono stati. Aspetta, non ci possiamo lamentare, ma non è che abbiamo fatto questo grande incasso. Poi se ti posso cartella mano di mostrare come il campo si rientra, ma bisogna vedere quanta gente può contribuire alla causa. Il solito problema. L'atavico problema è dei voto. Se ci sarò ho già trovato la soluzione. Allora vedo un bischetto, speriamo di altro. La cosa che mi dispiace è le. Massimo. Purtroppo le. Va bene. I giocatori che incappano in errori madornali. Alessio non sa che danno ci ha fatto, perché l'unica persona che può stare, che può fare la fronte a loro centravanti, l'unico. Ma perché lo si è fatto entrare in campo? Visto che chiede. Ah, perché io non entro nelle scelte tecniche. Ah, no. Hanno espulso attivo, non la mia Come dico, l'allenatore è pagato per fare l'allenatore. Ah, è pagato per fare l'allenatore. Quindi le scelte sono sue. Sicuramente gli daranno due giornate. Forse diciamo. Ah, dici quando lo dico. Beh, non lo dico. Scusa.